Tecnologia è una materia nuova per i bimbi che entrano nella scuola media. Il perimetro che abbraccia è molto ampio perché riguarda tutto ciò che viene creato dall'essere umano in termini di prodotti, quindi beni e servizi, che l'uomo crea per soddisfare i propri bisogni, quindi per cercare di migliorare la qualità della propria vita. Tecnologia è una materia che per sua natura è molto orientata al fare, però il nostro fare deve sempre avere un senso e quindi diventa molto importante riflettere prima di fare, prima di agire e sviluppare una buona capacità di analisi di quelli che sono i diversi aspetti di un problema, di un bisogno, prima di andare a mettere in campo delle azioni. Direi che in quest'ottica diventano fondamentali l'interdisciplinarietà e l'aggancio con quella che è la realtà che quotidianamente viviamo, proprio per cercare di mettere a fuoco il senso che vogliamo dare al nostro fare. Ricordiamoci che la tecnologia non deve essere mai il fine, ma lo strumento per arrivare a raggiungere un obiettivo. E questo obiettivo noi vogliamo che sia un progresso nel vero senso del termine, quindi il raggiungimento di una felicità vera che noi siamo certi si realizzi nel bene comune. La tecnologia è tutto ciò che l'uomo costruisce o crea in termini di prodotti, quindi beni e servizi, in modo da soddisfare i propri bisogni e migliorare la qualità della propria vita. Come in questo caso, mia sorella sta utilizzando il registro elettronico per controllare i propri compiti. I contenuti in tecnologia sono importanti, ma non sono la cosa più importante, nel senso che in tutte le attività che facciamo, e sono attività molte delle quali vengono svolte in laboratorio, sono attività che spaziano, che si declinano nei vari ambiti della tecnologia, dall'informatica all'elettronica, dalla meccanica alle costruzioni. In queste attività cerchiamo sempre di allenare le competenze del pensiero computazionale, in particolare la creatività, la collaborazione e il metodo progettuale. Cerchiamo di studiare alcune delle tecnologie del passato e del presente per utilizzarle al meglio e anche per cercare di mettere i ragazzi nelle condizioni di poter poi sviluppare nuove tecnologie in futuro, ma sempre in una maniera che sia consapevole, responsabile e direi sostenibile. We'll be right back.
definizione di tecnologia ve la dirò io. La tecnologia è tutto ciò che crea l'uomo, cioè prodotti e servizi. Questi prodotti e servizi servono per soddisfare i bisogni dell'uomo. No, anche scusate. Ok, i browser abbiamo detto che sono dei programmi che servono per far cosa? Per, diciamo, per dire, accedere a delle applicazioni del web. Un algoritmo è una sequenza di istruzioni che servono tipicamente per risolvere un problema o per raggiungere un determinato risultato. Che cos'è un'istruzione? Fai una torta di mele. Secondo voi è un'istruzione? No, perché non è molto precisa. È ulteriormente scomponibile. Aggiungi un pizzico di sale, invece, come dicevate prima. Non è un'istruzione perché è molto imprecisa e non indica una quantità. Bravissimo. Perché non è un'azione chiara, in quanto la quantità non è ben definita, per cui il mio pizzico è diverso dal tuo. E quindi per ogni livello ci viene dato un obiettivo e noi dobbiamo fare in modo di raggiungere quell'obiettivo andando a mettere insieme le istruzioni nel modo corretto, nel modo giusto, per riuscire a fare quello che il sistema ci chiede. Il primo livello, che è quello più facile, ci chiede di far muovere un pollo. Ah. E per farlo muovere ci dice, metti i blocchi, vai avanti e gira. Andiamo a riprendere la nostra slide di appunti di sviluppo sostenibile. Chiedo a Elena che cosa significa sviluppo sostenibile. Per capire quanta era in passato la concentrazione, per esempio, di anidride carbonica nell'atmosfera, lui ci racconta, ci dice qual è la tecnica che usano. Sì, che principalmente prendono dei campioni di ghiaccio che sono conservati. Estraggono un cilindro che chiamano carota. Si chiama carotaggio. Sì. Prendendo il campione di ghiaccio, loro lo analizzano e riescono a capire quanta anidride carbonica ci fosse nell'atmosfera nell'antichità. Perché nel ghiaccio cosa ci trova? Dell'aria. Dell'aria. Okay.